Passiamo alla pagina della cultura. Occupiamoci ora del concerto proposto dal Festival Le Altre Note nella bella e suggestiva chiesa di Trepalle. Il Festival Le Altre Note è veramente felice di poter essere qua nella chiesa di Sant'Anna a Trepalle. È la prima volta che il Festival fa un concerto in queste zone meravigliose. Siamo estasiati e poter suonare in un paesaggio naturale così è semplicemente un'esperienza, come dire, quasi mistica, ispira tantissimo. Devo dire che è stato anche molto felice la scelta che abbiamo fatto, mi concederete questo, come dire, un pochettino di orgoglio, perché abbiamo presenteremo questa sera un programma che prevede la presenza del Corno delle Alpi, suonato da Carlo Torlontano. Credo che non ci possa essere scenario migliore che questo per eseguire musica di Leopold Mozart e di un compositore contemporaneo, Giovanni d'Aquila, dedicato appunto a questo strumento. Ecco, questo concerto si inserisce nel discorso artistico di quest'anno, che è soprattutto verte sulla, come dire, sull'incontro tra musica popolare e musica colta. Ci sono dei colleghi fantastici, tutti gli esecutori sono bravissimi. C'è Inigo Alonso, Francesco, Stefano Parrino, Samuli Peltonen, Jaco Masnerus, insomma, sono tutti artisti di prima grandezza. Siamo anche felici di aver portato questi artisti in Italia per la prima volta, perché sono nomi internazionali, ma stranamente in Italia non arrivano. Quindi questo è un motivo in più di orgoglio, e speriamo che questo sia solamente l'inizio di una scoperta musicale di queste zone meravigliose. Un luogo suggestivo la chiesa, ma suggestivo e decisamente anomalo lo strumento utilizzato dal protagonista del concerto. Le Alpi è uno strumento della tradizione popolare alpina. È uno strumento che veniva usato originalmente per inviare segnali di ogni genere. Serviva per avvisare i contadini nei campi che il pasto era pronto o per dare inizio a una messa. Serviva anche per comunicare tra una valle e un'altra, tra amici su qualcosa e dove avevano bisogno di dirsi o di incontrarsi. La mia attività è quella, e la mia intenzione è quella di portare questo strumento, appunto della tradizione popolare, nelle sale da concerto. E oggi abbiamo fatto questo bellissimo concerto a Trepalle e domani a Bormio, grazie al Festival Le Altre Note, che è molto attivo in questa zona. E grazie a loro oggi abbiamo suonato in questa chiesa che è meravigliosa, e domani siamo all'auditorium di Bormio Terme. L'intenzione è proprio quella di portare questo strumento, come gli altri strumenti, nel repertorio sia sinfonico che cameristico, e per dare la giusta collocazione a uno strumento che merita, secondo me, tanto, tanto più di quello che fa naturalmente nelle Alpi. Tutti i musicisti al termine del concerto si sono detti molto soddisfatti, orgogliosi di aver fatto parte di questo festival e di aver reso possibile anche questo concerto in alta quota. It really has been a great pleasure to play with you, these fantastic colleagues in Bormio È stata una bellissima esperienza suonare con questi fantastici colleghi a Bormio e in questi meravigliosi posti, come questo straordinario luogo a Trepalle. Extraordinary places like this here tonight, Trepalle. Well, the concerto was fantastic, you know. I mean, it's such a mix of pieces and people with the harp horn. Il concerto è stato fantastico, un bel mix di pezzi. Persone e strumenti come il corno alpino, il clarinetto e il flauto. Penso sia stata un'esperienza fantastica per tutti noi e credo che sia una grande idea portare eventi come questi in luoghi così. L'acustica è eccezionale in questa chiesa e fa sì che tutto sia perfetto per tutti noi. Also of this church makes that all the program
It has been, like I said before, a great, you know, a great pleasure for all of us. And we're having a really nice program. We have a Mozart and we have opportunity. Il programma che stiamo seguendo è molto valido e abbiamo avuto la possibilità di suonare assieme a un corno alpino. Ed è molto raro, non ho mai avuto la possibilità di ascoltarlo prima. Ho apprezzato anche il pezzo per il trio di Nino Rota e poi ho potuto visitare il paese. È tutto fantastico, perfetto. Like the landscape is marvelous and everything.